Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Yeah, yeah, yeah. Dove vai? Prima di iniziare a guardare il video, supporta Paul e Lollo come creatore su Fortnite. Basta andare nella sezione negozio e supportarci col nome Paul-Lollo, tutto in grande. Vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, siamo in un nuovo episodio di Formula 1 2019. Guardate che bella notizia, sesti nelle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. Quindi siamo pronti per andare con il Gran Premio, con la gara. Dai! Ci siamo, guadagniamo più punti di Norris. Ottimo così, in vantaggio nella rivalità, ecco qui. Ci vediamo con la gara, forza! C'è qualcosa di speciale nell'aria qui in Bahrain stasera, e non parlo solo della sabbia. Hanno tutti svolto un grande lavoro in vista della gara di questa sera sul circuito di Sakhir. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Valtteri Bottas parte dalla pole position e al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia. Hamilton, Leclerc, olè, capitano. Capitano, Gasly, Perez, Grosjean e Lando Norris. Mi ha chiamato così il telecronista, il capitano. La strategia selezionata di gara è la seguente: un pit stop al sesto giro, monteremo gomma media e quindi possiamo partire col giro di formazione. Ci vediamo tra poco. Parte ora il Gran Premio del Bahrain. Buona partenza la nostra, buona, non male. Forse confermiamo la sesta posizione o addirittura cerchiamo di fare di qualcosa di meglio. Ottimi sorpassi e siamo in quarta posizione. Occhio però, siamo vicinissimi a Hamilton. Riprende l'interno, noi l'esterno e lo superiamo, e lo superiamo. Terzi. Che partenza, che partenza. Nonostante i contatti iniziali, ok, però adesso Hamilton ci prova, forse ci prova, e infatti è così. Hamilton ruota ruota, prende l'interno, nell'esterno e confermiamo la posizione. Vatten Hamilton, vatten, però è dietro, è minaccioso, guardalo lì come avanza. Hamilton adesso prende di nuovo l'interno, adesso non prende proprio niente perché frena in anticipo. Attenzione, un incidente su Hamilton. Infatti abbiamo Verstappen dietro. C'è una nuova strategia, ragazzi. Vediamo, vediamola. Nel rettilineo la vediamo, perché sennò ci andiamo a schiantare. Vediamo questa strategia. Al giro 4 la sosta. Va bene, va bene, va bene. Forse per questo incidente di Hamilton, può darsi. Ci siamo ai box, ragazzi. Partiamo. Siamo ultimi. Siamo ultimi. Spero sia una strategia vincente, però, eh. Vediamo. Si riparte. Alcuni hanno fatto rientro ai box, quindi scaliamo due posizioni, siamo 17esimi. Guardate quante macchine ai box, guardate, guardate, guardate. Usciamo davanti a Verstappen. Con
contatto con Hülkenberg. Adesso DRS attivato. Vediamo. Vediamo. Ruota a ruota e superato Hülkenberg. Superato Hülkenberg. Questo è l'obiettivo del Russell. Quel cordolo, ragazzi, ci stava per far girare. Così. E addio gara. Vai box, Russell. Insieme a Giovinazzi. Anche Gasly e box. Adesso sta per uscire. Adesso è il turno di Kiat ai box e quindi passiamo in seconda, sì, magari in terza posizione. Davanti, come previsto, ci sono Bottas e Vettel, dovrebbe essere il primo. Ma troppo larga la facciamo sta curva, non so perché. Nelle qualifiche no, vabbè. Siamo all'ultimo giro, ragazzi, viviamolo insieme. Viviamolo insieme quest'ultimo giro. Dietro c'è sempre Verstappen, che è non distante al massimo, però c'è una distanza che ci fa stare un po' tranquilli. Eccoci qui, quasi la conclusione di questo gran premio. Ci consigliano di passare a Mix 2, ma ormai la gara è finita, non l'hanno capito. Fuochi d'artificio per il vincitore Vettel, ma noi arriviamo terzi! Alla grande, signori, alla grande, ragazzi. Andiamo all'esultanza sul podio di Telesca e chiudiamo il video. I trionfatori di oggi. Eccoci qui. Spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna. Bravo Vettel. Si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. È arrivato il momento di festeggiare. Io festeggio da solo, però, vabbè. Da solo festeggia Telesca, lascia la sua bottiglia per terra ed esulta. Quindi, ragazzi, per questo episodio di Formula 1 è tutto. Ci becchiamo in un prossimo video. Facebook e Instagram in descrizione. Mi raccomando, lasciate un like se la serie vi piace. Ciao a tutti.